amici? Amici? Siamo usciti solo 3 volte insieme e mi dici già che vuoi che restiamo solo amici? Non mi hai mai dato una possibilità e per questo... friggerai come una salsiccia! Non è che non mi piaci, è che, ecco, forse sei troppo buono, ecco tutto. Forse preferirei uscire con qualcuno un po' più imprevedibile. Ma cos'è? Questo non sembra il Lincoln Tunnel, Sam. Sembra una situazione di stallo marginalmente instabile, Max. Ah, ciò significa una pedata nel di dietro bianco e paffuto di qualche scienziato pazzo? Non vedo una ragione per il contrario. Sarete inutili, poliziotti privati! Con un colpo di questa leva la mia ingrata invitata a pranzo sarà ridotta in mezza tazzina di materia atomica disorientata! Sapevo che non era un vero scienziato. Che sia il caso di confrontare e sottomettere il presunto colpevole, Sam. Vomitagli addosso, piccolino. Oh, oh, ehi, bel colpo! Ah, eh? Non è un uomo vero, Sam. Posso tenere la sua testa come ricordo? Perché pensi che stia ticchettando? Quella non è una testa, Max. È una dannata, odiosa bomba d'orologeria. Andiamocene da questo losco postaccio. Come on! Buona idea, Sam. Forse possiamo gettare la testa da qualche parte mentre scorrono i titoli. Ti dispiace se guido? Se a te non spiace, che mi aggrappi al cruscotto urlando come una ragazza pompon. Sam, come on, è una vera parola? Arrivederci, Sam e Max. Non dimenticherò mai quello che avete fatto oggi per me. Impressionante sequenza di nomi importanti. Mi è piaciuta molto l'ambientazione inconsueta. Di cosa diavolo stai parlando, Max? Sam, o ci sono delle termiti che sgranocchiano il mio cervello, oppure uno di noi sta ticchettando. Ops, oh sì. Max, dove potrei mettere questo in modo che non possa fare del male a qualcuno che conosciamo? Fuori dalla finestra, laggiù ci sono solo degli estranei. Spero che non ci fosse nessuno su quell'autobus. Almeno nessuno che conosciamo. Pronto? Sì? 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 No, davvero? Bene, lo stesso vale per te, amico. Un altro confuso rilevatore del censimento?
Veramente era il commissario con un'altra delle sue missioni idiote e misteriose. Comporta la distruzione spregiudicata? Possiamo solo sperare. Data la natura arbitraria e delicata della missione, dovremmo incontrarci con un corriere giù in strada. Oh, sembra che la cosa si stia ferocemente complicando.